Segnale News. Nuovo appuntamento con l'informazione di Per Te Online, con le notizie che giungono dalla provincia di Frosinone, e lo facciamo riprendendo una polemica che sta un attimino agitando le discussioni in Ciociaria ed è relativa ad una puntata del programma televisivo di Rete 4, La strada dei miracoli, all'interno della quale sarebbe stato messo in dubbio il miracolo di San Lorenzo ad Amaseno. Adesso saremo molto più chiari e lo faremo con il sindaco di Amaseno, Antonio Como. Salve sindaco. Salve, buongiorno a tutti. Allora sindaco, una puntata che è finita nel mirino delle critiche sue e dei suoi cittadini, sarebbe stato messo in dubbio il miracolo di San Lorenzo, al quale tutto il paese è molto legato e devoto. Cosa è accaduto? Ma più che critiche, noi siamo molto indignati per quello che è successo, perché in una trasmissione di Rete 4 c'è stato il professor Massimo Polidoro, che è un membro anche del CICAP, che è un organismo che serve per svelare i fantomatici miracoli, che ha affermato delle cose diverse rispetto alla realtà, facendo riferimento ad un'analisi esclusivamente fisica che è stata fatta sull'ampolla da parte del professor Luigi Carraschelli, anch'esso membro del CICAP. E Carraschelli nel 96 viene qui ad Amaseno, fa una serie di verifiche il 10 agosto, quindi trovando l'ampolla con il sangue sciolto, e fa delle considerazioni, ma sono considerazioni teoriche, non fa delle affermazioni precise scientifiche, perché non è vero che è stata fatta un'analisi chimica del contenuto dell'ampolla. Ecco, quindi un attimo, sindaco, mi perdoni, prima di andare avanti, ricordiamo innanzitutto 10 agosto cosa accade, per chi ovviamente ci vediamo sul web, per chi non è di Amaseno ovviamente, cosa accade il 10 agosto? Allora, il 9 e il 10 agosto accade un prodigio, perché noi non parliamo di miracolo, nessuno parla di miracolo, Amaseno è una cosa molto intima quello che accade. Accade che in un'ampolla custodita da Amaseno, così come recitano le pergamene della consacrazione della Chiesa di Santa Maria dal 1177, dove si evince la presenza di questa ampolla delle grassezze del sangue di San Lorenzo, così come viene chiamata all'epoca, di questa ampolla con questa sostanza. Nel 1645 circa c'è invece la prima affermazione, sempre attraverso una bolla che è conservata nella Chiesa di Santa Maria, della prima liquefazione del sangue. Quindi accade che a ridosso della festa del patrono San Lorenzo, che è stato martirizzato nel 258 d.C., il 10 agosto, c'è questo fenomeno in cui questa sostanza, che normalmente è raggrumata, marrone scuro, quindi è solida, diventa liquida, ma diventa liquida senza che nessuno la tocchi, in un'ampolla che tra le altre cose è aperta, quindi significa che è esposta a tutti gli agenti patogeni che sono presenti nell'aria. E questo avviene da sempre, quindi per noi è una cosa normale. Quindi solo nella notte di San Lorenzo questo accade. E tra l'altro dopo qualche giorno la sostanza torna ad essere solida. Cioè questo avviene nell'arco di 4-5 giorni. Mi corregga se sbaglio, una volta che quella sostanza torna allo stato liquido ci sarebbero anche dei pezzi, dei lembi probabilmente della pelle del santo. All'interno si donano delle cose che vengono riferite come lembi di pelle e addirittura un pezzo di carboncino, ma sono cose, parliamo sempre di una polla che contiene 45 grammi di sostanza. È un fenomeno particolare, molto bello, perché si vede la trasformazione di una sostanza, di qualcosa che è marrone in rosso liquido, cioè trasparente dove passa la luce, eccetera, eccetera. Questo è quello che avviene in maniera tranquilla, senza nessun intervento esterno meccanico da parte di questo è quello che accade tra prodigio e miracolo. Comunque questo è quello che accade ormai da centinaia di anni, no? Tutto questo tra prodigio e miracolo che sia, ormai accade da centinaia di anni. Comunque un evento che all'interno, come dicevamo, della trasmissione di Rete 4 qualcuno ha messo un attimo in discussione. Sì, ha affermato praticamente che la sostanza, così come analizzata dal professor Luigi Carraschelli, è grasso animale con decoloranti. Non è vero assolutamente, perché tra le altre cose il professor Carraschelli non ha fatto nessuna analisi chimica della sostanza, ha semplicemente raffreddato l'ampolla portandola a quasi 0 gradi, quindi l'ampolla si è solidificata, e poi la riscaldata e l'ha portata allo stato precedente, quindi allo stato liquido. Tutto questo è quello che è successo ad Amaseno il 9 e il 10 agosto del 1996. Quindi non c'è nessuna analisi chimica della sostanza, non c'è nessuna affermazione scientifica e vera che affermi che quello sia sangue animale con dei colorati specifici.
come Masenesi questa cosa, quanto vi ha ferito e perché? Ci ferisce. Io sto scrivendo, ho scritto un'email di protesta alla redazione. Ci ferisce per due motivi. Al di là della fede, che la fede è qualcosa di intimo e di discrezionale, la scienza non può essere discrezionale, deve essere esatta. Quindi non si possono affermare cose non vere. E non può essere uno che è uno scienziato, o perlomeno uno studioso di un'associazione che dovrebbe fare alcuni tipi di interventi specifici, affermare quello che è stato affermato. Noi non siamo sicuramente dei professori, ma non siamo neanche dei creduloni. Il nostro prodigio è qualcosa che avviene da sempre, almeno dal 1600, così come dicono i documenti. E io, da quando sono nato, ho visto questa cosa. Sono stato anche testimone l'anno scorso a Malta dello scioglimento del sangue a Malta per un giorno. Per cui non è tanto, e questo lo voglio evidenziare, un fatto di fede eclatante. Noi siamo molto intimi e siamo molto gelosi di questo prodigio. Non cerchiamo pubblicità, ma noi vogliamo comunque che ci siano delle persone che affermino qualcosa di diverso. Qualunque sia quella sostanza, è una sostanza che si comporta in un certo modo, e io ho scritto che vorrei che i professori che vanno in televisione a dire cose non vere venissero da Maseno e a dimostrarci oggi quello che qualcuno probabilmente, come dicono loro, ha fatto 400 anni fa. Cioè vorrei che qualcuno venisse qui a riprodurre lo stesso fenomeno che si riproduce ogni anno il 9 e 10 agosto. Tra Perché non si l'altro, può dire che è una rimanendo. sostanza che si scioglie a 29 gradi? Perché 29 e 30 gradi li fa non solo ad agosto, ma li fa a maggio, li fa a luglio, li fa a settembre. E poi quella sostanza a 29 gradi si scioglie e torna a essere limpida. Quindi qualcuno mi deve spiegare come fa una sostanza a capire che il 9 e 10 agosto, che ci sono 29 gradi, si scioglie per 2 giorni e poi sempre a 29 gradi torna a essere solida. Tra l'altro, Non amico so se è un caso o se è un problema, questi sono i fatti. Sindaco, tra l'altro mi corregga se sbaglio, il tutto avviene senza che l'ampolla venga manipolata, cioè l'ampolla è Assolutamente, ferma. l'ampolla è un'ampolla che sta in un reliquiario che viene semplicemente posto sull'altare, non viene scossa. In più devo dire che dopo il 1996 lo stesso professor Garnaschelli è stato smentito da una trasmissione Rai, di Rai 3, che è Metropoli, che qualche anno dopo, sempre facendo un'intervista a Garnaschelli che parlò del sangue di San Lorenzo e di questa teoria dello scioglimento per effetto del calore, venne da Maseno a luglio e c'era il viceparroco Don Andrea Viselli, il quale non solo tirò fuori l'ampolla, la mostrò alla troupe della Rai, di Rai 3 che fece il servizio, ma addirittura tirò fuori l'ampolla dal reliquiario che fu tenuta in mano a una temperatura superiore ai 30 gradi. Tant'è che lo stesso giornalista del servizio dice in questo modo che l'ampolla che abbiamo scosso e che è rimasta esposta ad una temperatura superiore ai 30 gradi è rimasta solida, fa uscire ammaccate le teorie di Garnaschelli. Quindi è inutile che qualcuno ogni tanto in cerca di pubblicità affermi delle cose in televisione non vere. Noi abbiamo chiesto che comunque chi ha detto quelle cose rettifichi quello che ha detto, perché il sangue di San Lorenzo per noi è il sangue di San Lorenzo e resta il sangue di San Lorenzo, fino a quando i professori non riproducono con qualsiasi sostanza lo stesso tipo di prodigio. Allora potremmo Sindaco, dire che è qualcosa di diverso. Ad prima. oggi nessuno può permettersi di dire cose non vere e cose diverse da quello che sono i fatti, al di là di quello che può essere la fede, ci si può credere e non ci si può credere, ma è un fatto che qui ad Amaseno, il 9 e 10 agosto, e in altre ricorrenze, come il 1 settembre del 2001, alle 8 di mattina, e non c'erano i 29 gradi, alla presenza di circa 200 pellegrini di San Lorenzello, la reliquia del sangue si è sciolta, così come è successo a Malta. Ma il prodigio grande del 2014 è stato che a Malta il sangue si è sciolto il 24 e il 25 di luglio e poi si è risolidificato. E successivamente, dopo 10 giorni, ad Amaseno, il 9 e 10 agosto, si è sciolto di nuovo ed è tornato solido dopo qualche giorno, se ne Sindaco, crede, prima di circa 40. concludere, ci può raccontare la reazione dei suoi concittadini? I miei concittadini sono tutti. Io la sera stessa del servizio non l'ho visto il servizio, l'ho visto dopo qualche giorno su YouTube. Il mio telefono è stato sommerso da SMS di gente indignata, perché ripeto, noi non, per noi il fatto che che si sciolga il sangue di San Lorenzo fa parte della nostra vita, della nostra quotidianità, è come il sole che nasce la mattina. Quindi sentire in televisione qualcuno che mette in discussione questa cosa in maniera molto, posso dire, sgarbata, per il tono che è stato usato, ha dato veramente fastidio a tanti, anche a chi forse non crede al miracolo di San Lorenzo.
Per concludere, Sindaco, mi permetta una espressione tipicamente amasenese, una polemica che non può essere considerata come una cioppa. No, non sono cioppe, perché il sangue di San Lorenzo è quello che è a Masano, non è una cioppa. Spieghiamo cos'è la cioppa. Non venga trattata come una cioppa, siamo seriamente indignati e amareggiati. Spieghiamo cos'è la cioppa. La cioppa sarebbe una sciocchezza. Una sciocchezza, perfetto. Allora, grazie allora al sindaco di Amaseno, Antonio Como, per questo intervento. Grazie davvero. E per il momento è tutto, noi torneremo a collegarci più tardi. Segnale News.